Buongiorno. La mia avventura al Quirinale può mostrare un lato paradossale. E invece, fin dall'inizio, ha custodito un sentimento civile e nello stesso tempo la necessità dell'affermazione dell'immaginazione, della fantasia rispetto alla banalità del discorso politico di questi giorni, corrente. Io sono molto, diciamo, orgoglioso di me stesso. Non ho detto nulla che potesse in qualche modo far scadere questa mia avventura in una pochade, in una boutade. Nello stesso tempo sono riuscito a sollevarmi oltre il cielo della banalità di molti miei colleghi scrittori, devo dirlo. Ho avuto la percezione ennesima della mia unicità. A coloro che dovessero dirmi che la mia candidatura si affianca a quella di Gegia o di Amadeus, risponderò che non ritengo di avere la stessa rispettabilità, gli stessi titoli di quei signori che ho appena citato. In compenso, ho mantenuto intatte le ragioni dell'antifascismo, mostrando adesso questo, il fazzoletto dei partigiani di Giustizia e Libertà. E ho vinto me stesso. Il fatto di essere un pezzo unico. Chi non dovesse essere in grado di comprenderlo? Tutto questo lascio il tempo che trova. Grazie a tutti. Oh, due voti. E ieri mi ha pure intervistato il TG1. Ma dove lo trovi un altro come Fulvio Abate? Uno degli intellettuali più seri, benché all'apparenza possa sembrare un pagliaccio. Magari quello della canzone del Leone del Sole. Ciao a tutti. La prossima volta parliamo di Maurice Blanchot, dello spazio letterario.